È un contenitore che, tra le tante cose che tratta, principalmente avrà l'isola al suo centro. L'isola è una metafora della vita, siamo tutti su un'isola, siamo tutti naufraghi, chi più chi meno, e tanto più sarà forte il programma Master, quello del lunedì, visto che dalla seconda puntata l'isola andrà in onda di lunedì, tanto più forte speriamo sarà il nostro che va in onda di martedì. Beh, fare 70 minuti o 80 di solo isola per l'isola sarebbe suicida. Sicuramente l'isola dà molti spunti, perché tra quelli che vanno, quelli che tornano, quelli che ci sono stati, quelli che ci volevano andare, insomma, di cose anche diverse da quelle del gioco e del reality ci sono. Poi ovviamente bisogna stare con gli occhi aperti, perché leggevo adesso che il Canada offre un'isola per i naufraghi che dovessero scappare dopo l'elezione del presidente col gatto sulla testa. Quindi l'isola è centrale negli argomenti di tutti, anche a livello internazionale. No, solo Malgioglio che avrà il bollino blu dell'isola DOC, avendo partecipato come concorrente, e nel nostro programma avrà, come sempre, un ruolo abbastanza bizzarro che unisce l'utile al dilettevole. Intanto ricordarsi che Malgioglio è un cantante, e poi che ha anche licenza di parola.